avessi deciso di non votare, se non ci fosse stato potere al popolo, sarei andato a fare il mio dovere, perché votare è un diritto costituzionale e un dovere costituzionale. Ma avrei detto questo, guardate, si può fare, si chiama un voto attivo. Tu vai, dai il tuo certificato elettorale, dai il tuo documento, ma quando ti danno le schede dici, le rifiuto, scriva che non voto. Non che non voto perché non voglio votare, perché è una pagliacciata. Perché senza di noi sarebbe stato il solito gioco delle tre carte. Decidono a monte, poi chiamano i cittadini per vaccinarli con millantato credito. E allora io questo gioco non ci sto. Perché la politica deve essere il servizio ai cittadini, non ai partiti. I corpi intermedi servivano per regare i cittadini, ma la democrazia non può che sorgere dal basso. Non esistono democrazie che sorgono dal alto, sono solo delle scorze di democrazia. La sostanza è la monarchia. In un'analisi molto puntuale di un giornalista del New Yorker, la più autorevole rivista culturale degli Stati Uniti d'America, lui in una dettagliata analisi diceva: è inutile che ce la raccontiamo, gli Stati Uniti non sono una democrazia, sono un'oligarchia. Non a caso l'1% possiede il 99% delle risorse. Questo è un problema, perché è democrazia. La democrazia si fonda prima di tutto e soprattutto sulla giustizia sociale. Dei tre principi della rivoluzione francese, che fu sì una rivoluzione borghese, nei tempi in cui la borghesia era un'altra cosa, liberté, égalité, fraternité, il motore primo è l'uguaglianza. Tu puoi parlare di libertà solo fra uomini uguali, altrimenti è una truffa, altrimenti è l'arbitro dei più forti. Tu puoi parlare di solidarietà solo fra gli uomini uguali, perché altrimenti la solidarietà diventa miserabile beneficenza. Allora ecco che noi apriamo con una grande freschezza. Io ho seguito l'inizio dell'evoluzione, questo strano centro di prima emanazione, i Sottoz, e compagni, scusatemi, una cosa negativa devo dire, potere al popolo non è del cazzo. Io continuerò a cantare avanti al popolo la riscossa, sono i nostri inni, è la nostra storia, ma noi viviamo in un'altra epoca. Allora, perché dico questa cosa? Perché prima di tutto è una richiama a qualcosa di molto vetusto, addirittura tanto ottocentesco. Secondo, perché il popolo non esiste. Il popolo italiano si manifesta solo quando vince il campionato mondiale di calcio. Se no, guardate, ve lo spiego in modo molto semplice, ai tempi del fascismo molti italiani preferivano le belve naziste ai loro concittadini antifascisti. Io mi sento a casa mia con un compagno portoghese, spagnolo, francese, greco, tedesco, inglese, molto di più che con un fascista italiano. E lo ricordo anche. Popolo è un'ipostatizzazione, scusate il termine filosofico, è qualcosa di astratto che non esiste, che viene reso concreto dalla retorica, cioè tipico delle destre, dei reazionari e dei nazionalisti. I nazionalisti sono nemici del popolo, perché il nazionalista ama solo quelli che la pensano come lui. Dunque possiamo parlare di classi, noi possiamo parlare di cittadini, noi possiamo parlare di molte cose, ma no. Quindi io, naturalmente mi va bene anche potere al popolo, che sono i contenuti di cosa, ma con questo camminiamo poco. Abbiamo bisogno, ci ragioneremo su questo, adesso non è tempo, c'è proprio un'elezione, abbiamo, perché il nostro cammino sarà molto lungo. Compagni, il nemico oggi è di una forza inimmaginabile. Vedete, e non solo. Ma purtroppo noi ci rivolgiamo a qualcuno che ha accettato la sua umanità di ordine. Perché un uomo che vive guardando
gli algoritmi che fanno 22.000 operazioni al minuto per guadagnare carta da carta, e finito quello vai in un resoccio in un lager per ricchi a strappare cocaina e a congiungersi con quelli che chiamano gli escort o le escort, che cosa vorreste che capisca l'umanità? Non sa più neanche cos'è. Marchionne disse una volta a un operaio che gli diceva: onorevole Marchionne, io non posso neanche andare a fare una piccola vacanza. E lui, veramente fuori punto, disse: neanch'io vado in vacanza. E allora l'operaio dice: sì, ma io non vado in vacanza per quello che mi paga lei, non perché non voglio andare in vacanza. Pensate che fanno tutto. Sono stati riammessi alla FCA di Pomigliano d'Arco gli operai che avevano inscenato il suicidio di Marchionne. Vi ricordate questa cosa? Ma forse non. Bene, sono stati riammessi perché gli ha imposto la legge. Lui li paga e non li fa lavorare. Perché lui vuole dimostrare che per lui loro non esistono. Perché pagare uno senza farlo lavorare vuol dire sputargli in faccia. Allora vedete qual è il nemico, non capisci, non sente. Il vecchio padrone, anche Porchi, che era un ex operaio, veramente un porco, nel senso in cui dicevamo porco padrone, andate in fabbrica, conosceva gli operai tutti per nome, li vedeva, magari ci litigava, ma era ancora vero questo profilo umano. Questi sembrano essere degli androidi. Ora vedete, sono potentissimi. Piccoli gruppi di potere detengono tanta finanza e potere quanto più di uno Stato. Il nostro compito è improbo. Vedete i nostri, perché hanno fatto le rivoluzioni, le lotte di classe, sì, un po' più lontano. Mi sentite così? No. Così meglio. No, ma così lo tengo un po' più lontano. Ma... vedete? Avevano un compito, soffrirono tanto. Pensate cosa furono gli scioperi del 43, pensate cosa furono le lotte, cosa furono gli inizi della rivoluzione bolscevica. C'è un libro che vi consiglio di leggere, anche se è un libro molto vetero, si intitola Come fu forgiato l'acciaio. Quando ci fu la guerra civile tra russi e bianchi, i rossi combattevano con le scarpe rotte. Oh, questo è un microfono, questa non bacia la pelliccia. Allora combattevano con le scarpe rotte a meno 20 e calpestavano con le calze da meno 20. Cioè, gente che aveva una disciplina inimmaginabile per noi oggi. Dovremmo anche riflettere sulla costruzione di una disciplina non fanatica, ma riappropriarci di una certa serietà della vita. Perché noi per varie ragioni abbiamo mollato i territori e i fascisti li hanno occupati. Sapete come Tsipras ha sconfitto Alba Dorata? Portando le medicine nei quartieri, aggiustando gli impianti elettrici, mobilitandosi anche su queste cose. Perché è così. Quello che prende il Partito Comunista faceva la pedagogia popolare. L'unità andava di casa in casa. Allora bisogna ritrovare un po' di quello spirito, adattato ai nostri tempi. Ora, il nostro compito è veramente immane, perché il potere bianco di cui parlava Pasolini non ha queste caratteristiche. Detiene un potere molto superiore a quello che noi crediamo. Per esempio, loro vogliono privatizzare il mondo intero. Presidente del Nestlé, un signore che dovrebbe essere messo alla gogna pubblicamente, perché la Nestlé ha mandato latte avariato in Africa. La Nestlé non dovrebbe avere diritto di parola per quello che ha fatto. Si è permesso di dire no, l'acqua non deve essere pubblica. L'acqua, la Nestlé deve poter comprare tutta l'acqua e poi la rivende. Noi siamo fatti al 65% di acqua.
i bebè sono fatti al 95%. Quando tu vuoi privatizzare i beni primari, tu vuoi ridurre l'uomo a un centro. E non te ne discutere di altro. Loro vogliono ridurci in servitù, in schiavitù, non alla maniera della palla a piedi. Sono altri mezzi, hanno mezzi poderosi. Racconto sempre questa cosa quando intervengo con i compagni di potere al popolo. Io una volta mi presentai alla Fiom, perché mi chiamavano, io faccio il presenzialista. E allora dissi, compagni, c'è un problema molto grosso. Voi avete troppo polarizzato le vostre cose. Certo, c'è da lottare per il salario, per le cose, ma c'è un problema. La perversione delle relazioni e dei processi politici avviene attraverso il linguaggio. Io, se fossi stato sindacalista della Fiom, operaio, metalmeccanico, avrei detto adesso noi ci presentiamo da Confindustria con la chiave del 36. No, non per fare cose cattive, solo per, diciamo, mostrare una certa vigoria. E diciamo allora, oggi non siamo qui per parlare di condizioni di lavoro, né per aumenti di salario, né per scala mobile, oggi siamo qui per un'altra cosa. Noi siamo qui per darvi un avvertimento, attenti a come parlate. Alla fine degli anni 70, deliberatamente, i Confindustriali e i loro gazzettieri cominciarono a parlare di risorse umane. E in quel momento gli operai avrebbero dovuto dire, no, non emanate questa parola né nei documenti né sul giornale. Noi siamo, vi facciamo scegliere, esseri umani, cittadini, operai, lavoratori proletari, non risorse umane. Il processo avanza con l'uso della televisione, si comincia a parlare una lingua aziendalista e tu diventi non più cittadino, ma fruitore, cliente, utente, consumatore. Guardate che la lingua avverte in maniera molto chiara. I nazisti hanno prima detto le cose che poi avrebbero fatto. Trasformano in una funzione della fabbrica e parlano a te come una funzione della fabbrica, non più come un essere umano, un cittadino. Pensate al peso della parola cittadino, citoyen. È stato il momento in cui l'umanità, dopo millenni di oppressione e sopraffazione, arriva a questa rivoluzione e finalmente gli uomini diventano citoyen, titolari di diritti, di dignità, di uguaglianza, di libertà, donne e uomini, francesi e non francesi. Ma vi rendete conto del peso di questa parola? Allora, noi dobbiamo difenderci da ogni forma di sopraffazione del padronato o di questo potere bianco che vuole appropriarsi anche dei nostri DNA. Perché? Perché, per esempio, se le assicurazioni hanno il tuo DNA, decidono se assicurati o no, sulla base delle tracciatorie genetiche. C'è stato un risultato clamoroso della scienza. Un nuovo farmaco di orientamento genetico ha fermato una leucemia. Una leucemia è un cancro del sangue. Cioè vuol dire, procedendo di questo passo, molto presto si sconfiggeranno i tumori. Però attenzione, io ho telefonato a un mio amico scienziato, è un oncologo di fama mondiale, ricercatore. E gli ho detto, Mario, ma spiegami un po' meglio. No, diceva, guarda, hai capito bene, tutta la ricerca si sta avviando pian piano verso le mappature genetiche, sia quella cerebrale, tutto. E questo è molto positivo per il momento. Però ti dico una cosa che non ti riguarda, io ho 72 anni, e lui mi ha detto, non ti riguarda perché questa cosa verrà fra centinaio d'anni. Le vite degli uomini saranno regolate da algoritmi. Ora, se questa regolazione è un bene comune, va benissimo, vivremo meglio, vivremo più a lungo, più sani, ma sei in mano a un potere privato? E loro vogliono privatizzare tutto. Vi do un esempio. Sì.
macchina. Mi viene voglia veramente di occupare la piazza. Circondare il Parlamento. E via, non giudicheremo le vostre leggi, non raggirateci. Le spulceremo una per una. Perché sapete cosa stanno facendo? Ci sono molti morosi del bene. Molti morosi delle case. Cosa vogliono fare? Redistribuiscono su quelli che pagano. Cioè, privatizzano anche questo. Il deficit lo privatizza sulle nostre tasse. Non c'è più uno Stato che dice, compensiamo noi. Perché? Magari, tanto vai a fare una verifica, ci può essere uno che fa il furto, ci può essere gente che ha bisogno. A me, se tu mi vieni a dire, se il mio condominio mi dicesse, senti Moni, nel condominio in cui vivi, guarda che il nostro condominio dove gente ti ha preso lì qualche soldo ce l'aveva. Io vivo, io sono un privilegiato, non ho paura di dirlo. Perché è giusto, devo essere onesto. Perché siamo stati lungimiranti, abbiamo preso dei router e li abbiamo trasformati. Adesso è un posto che ha un valore enorme. La via Savona di Milano, che abito io, una volta c'era il cinema Savona quando ero piccolino, due film 120 lire e le donne in regalo. Adesso è la zona fighetta della moda. Immaginatevi cosa ho visto io nel tempo della mia vita. Vabbè. Ma fino a 20 anni fa era ancora una zona disastrata. Allora, se uno mi dice, Moni, guarda, c'è qualcuno che ha avuto un rovescio qui, è la famiglia tale, io direi, venite, qual è il problema? Esponeteci. Constatiamo che la cosa è vera, io sono pronto a tassarmi, ma lo decido io però. Non quattro politici servi. Perché io sono sempre per la solidarietà. Allora, noi abbiamo la prima battaglia da fare, diciamo, abbiamo un nuovo comunismo. L'ha definito un economista molto spiritoso, che si chiama bene comunismo. Bello, bello. Dobbiamo sempre, in bene comune, ridefinirne l'ampiezza e poi farle battaglie perché vengono sottratti al mercato. Spiego perché il mercato ha un limite che non potrà mai superare. E noi non accettiamo che le nostre vite siano dominate dal mercato. Noi possiamo arrivare a accettare forme di mercato, corretto, ma non che le nostre vite siano. Perché il mercato da solo a chi può pagare, non a chi ha bisogno. Dico un effetto sulla salute pubblica. Tu hai bisogno di un attacco urgente, o paghi o aspetti un anno e mezzo e fate i polmoni. Sono ladri di vite. Con il loro mercato del cazzo. Sono ladri di esistenza. Se tuo figlio ha un'urgenza, bisogna trovare il modo che lui abbia gli esami diagnostici che permettono di salvare. Per chiunque, perché la salute è un bene comune. Noi abbiamo dato un cazzo per il mondo. Ci ho avuto un'ischemia, mi ha detto non ti devi incazzare, ma non mi piace lo stesso. È il momento giusto. Ora vedete, quindi io vi ho dato solo alcuni assaggi. Fanno le guerre umanitarie per testare le armi. Vi rendete conto che le guerre del futuro avranno vittime solo civili? Perché i soldati si daranno la guerra dal computer. Casa loro. Moriranno solo civili innocenti. Già adesso il 95% delle vittime delle guerre di oggi sono civili innocenti, bambini, donne e vecchi. Allora, questa gente sta perdendo il senso dell'umanità. Grazie. Il grande Karen Reis del film Il Terzo Uomo, che non è di Orson Welles. Ma Orson Welles era talmente genio che trovo modo di essere in quel grande film e fece una parte. Arriva un amico americano dell'amico americano che è in Europa per la fine della guerra. E cosa fa? Lo cerca perché è stato il suo modello e poi scopre che è un delinquente della peggior specie. Specula sulle vite umane.
vendendo penicillina variata. Si incontrano nella ruota del Prato, vedete la ruota di Vienna, quella brutta. Salgono quando sono in cima. Oso quasi mostro, guarda, dice all'amico che invece credeva nei suoi valori che aveva, dice, vedi, vecchio mio, guardami, un puntino, $500, due puntini, $500, perché appaiono dei puntini, esattamente come sullo schermo del computer. Il film anticipa la verità. Quindi questo è un problema enorme. Noi dobbiamo ridefinire il senso primo. Il senso primo è ciò che fa di noi degli esseri umani liberi, uguali, titolari di assoluto e di dignità. Perché questo è il vero problema anche della migrazione. Quello che viene dall'Africa è esattamente come te. Perché noi tutti, l'ha dimostrato il nostro più grande genetista, lo scienziato Cavalli Sforza, noi siamo tutti Homo sapiens sapiens africanus. Tutti. Una parte c'ha un 1% di Neanderthal, perché c'è fuori. Ma i Neanderthal sparirono, c'erano due specie umane. I Neanderthal erano una specie umana e gli africanus sapiens sapiens erano una specie umana. Noi possiamo oggi dire che il razzista è un coglione ritardatario. Deficienti. Io racconto quando vado nelle scuole per farlo capire ai ragazzi la storia. Io ho fatto il pre-presidente, ho diretto artisticamente una scuola di teatro, fisica e danza all'Esquilino a Roma. Era un progetto di una fondazione, non dico perché non voglio fare pubblicità, ma generosa in questo progetto, e avevamo bambini italiani, romani per modo di dire, misti, uno extracomunitario e uno italiano, e poi extracomunitario. I miei due allievi prediletti, perché le debolezze ce le abbiamo tutti, erano una cinese e un altro che si chiama Sara, e Yuri, papà turco, mamma romena. Adesso dico, la mamma di Sara, cinese, cina, arrivata da grande, veniva alle riunioni, come si fa nelle scuole, i genitori parlano con e si delle belle cose, sala, piacere, suonare, studiare, sala, blava, e mi diceva queste cose, io ascoltavo con rispetto. Mentre la mamma mi parlava così, Sara, nata in Italia, mi veniva dietro e allora all'altro orecchio mi diceva, mamma, te ci capisci qualcosa, mia madre come cazzo. Una generazione. Il mio amico giapponese Kunyakinda, grandissimo lingua acrobatico, che in 30 anni l'italiano si è inventato l'italiano suo per complicare. Per esempio lui dice, verbo volere, io voglio, tu voglio, lui voglio. Passato io ieri voglio, futuro io domani voglio, condizionale io forse voglio. Così ha risolto, sono parole di italiano allucinato. La fine, state in Italia, studia e ogni tanto dice a suo padre, no, lui non dice, figlia, dicemi, papà, come tu cazzo parla? E io dice, figlia, tu mi stronza. Per dirvi, la stessa famiglia, lo stesso sangue, come stesso. Una parla perfettamente l'italiano, il padre no. Perché il padre no? Perché non è venuto da piccolo. Fosse venuto da piccolo, non parlerebbe perfettamente. Anche se non fosse, basta arrivare entro i 10 anni. Dimostrazione che quelli che dicono io non sono dotato per le lingue dicono una cazzata. Tutti possono imparare le lingue. Se la vuoi imparare da grande, devi regredire all'infanzia. Non ti devi vergognare, si vergognano i bambini. Perché tu ti vergogni? Questo è, io potrei insegnare qualsiasi lingua a chiunque. Se avessi il tempo, è piccolo, come si dice. Dunque, tornando a noi, noi abbiamo da affrontare ben altri problemi, anche questi fascisti. Noi li dobbiamo fermare, prima di tutto perché, e dobbiamo alzare il tiro, alzare il tiro, non intendetemi, vi prego di fare capire bene, ma noi dobbiamo dire, dobbiamo cominciare a dire ai nostri e anche a quelli che pretendono di essere di sinistra, non andate in quelle cloache mediatiche dove si fa del revisionismo. Io
Io sapete cosa avrei detto? Ho un po' il vantaggio di essere ebreo da colpicchio, da bestia, quindi anche contro gli israeliani, figuratevi se diventa fascista. Ho detto a Netanyahu, sei un fascista di merda. Io se mi incontrassi con la russa che viene a farne ticare, tu zitto, tu hai inneggiato un regime di genocidi sterminatori, zitto! No, che ti fai dire mio nonno, il bravo nonno della Mussolini, criminale di guerra, genocida, vigliacco, aggredito la Francia che era in ginocchio. Psicopatico. No, magari fosse stato no, era solo un vigliacco. Solo un vigliacco. Ha pugnalato alla schiena i suoi camerati ebrei, ha avuto un'amante ebrea per 10 anni, la Salvati. Quindi peggio di così, e io ne ho avanti a dire. Alzare il tiro significa questo. Alzare il tiro significa dire, fare quello che una volta il nostro mitissimo Mattarella, una l'ha beccato, quando ha detto non c'è niente da salvare nel fascismo. Il discorso si chiude qui, però sono pericolosi perché potrebbero fare male a qualcuno, perché la violenza è il loro linguaggio. Non c'è un fascista con violenza. Se uno si dice, se uno non violento che rifiuta la violenza si dichiara fascista, vuol dire che la sua è una provocazione. Non è un fascista. Il fascismo si fonda sulla violenza nei confronti di chi non è d'accordo con lui. Bene, quindi sono pericolosi. Però il potere non è previsto. Ha ben altri mezzi di quelli. Io sono antifascista, è scritto all'Ampi da sempre. Però noi dobbiamo, e questo è, vorrei sviluppare come unico, ultimo argomento, compagni, poi non voglio portarmi a parlare. Io vi dico, noi dobbiamo tornare a studiare, come ha fatto Karl Marx. Quando Marx vide il fallimento della rivoluzione del 48, disse, va bene, ho capito. Entrò al British Museum e cominciò a studiare tutto lo scibile. Sapete che Marx parlava in italiano, parlava in inglese, parlava... Marx era un uomo di una cultura mostruosa, c'aveva un cervellone anche beato lui, però ci ha lasciato un insegnamento. Bisogna conoscere la realtà per poter mettersi alla testa delle trasformazioni e non fare come noi abbiamo fatto per 30 anni, correre dietro con la lingua penzola. Non possiamo più fare questo. Noi abbiamo, e lo slogan preferito di Lenin non era tutto il potere in Soviet, che pure era uno slogan ovvio. Lui andava in un circolo operaio, andava in una scuola, in un'università, ripetendo, Tavarisci, ucizia, gli show ucizia. Studiate ancora. Perché solo se tu capisci puoi trovare la prassi e la lotta mirata bene. Perché se no tu lotti con le migliori motivazioni emozionali, ma sbagli l'obiettivo. Dobbiamo tornare a studiare. Dobbiamo stimolare i nostri giovani a studiare e creare delle piramidi di studio. Per esempio, se io fossi stato nei partiti della sinistra, sarei andato da Sigmund Bauman, che ho conosciuto personalmente. Sigmund Bauman era un uomo di sinistra. Quando quei fascisti polacchi hanno provato ad attaccarlo, lui era nei servizi segreti sovietici della guerra. E ha detto, allora si faceva così per forza. E poi ha detto, è inutile che mi diate addosso, ma non mi frega niente, io sono un uomo di sinistra e morirò un uomo di sinistra. Allora, è stato uno scienziato che ha capito la trasformazione della società e dell'economia in questa forma di liquidità che ha portato poi al precariato e a tutte queste cose. Va e dice, Bauman ci fa una bella piramide di studio, metti in mezzo i tuoi migliori filosofi, metti in mezzo i laureati, i dottorandi e anche gli studenti dei licei. E costruisci progetti, anticipi e ti muovi lì, allora la tua lotta diventa efficace. Per esempio, scusate, io con tutto il rispetto che ho per quelli che mi hanno, io sono stato a fianco al Partito Comunista, alla CGIL, a fianco da quando avevo 15 anni. Poi, alcune cose, poi pian piano, capito? Ma vi dico una cosa, mi dispiace, ci sono dirigenti che io ammiro, verso i quali mi tolgo il cappello per la loro militanza, per il loro coraggio, ma che non ho capito un cazzo. Quando Craxi
la Mammì, se io fossi stato il segretario del Partito Comunista, avrei detto tutti in piazza, non lasciamo più la piazza finché questa legge non viene ritirata. E avrei detto a Craxi, Bettino non ci provare, non ci provare, perché noi la Mammì è stata quella che ha aperto al Berlusconi. Senza la Mammì Berlusconi non poteva fare un cazzo. E Berlusconi cosa ha fatto? E questo l'ho detto mille volte in ambito sindacale. Dobbiamo diventare anche un'organizzazione culturale. Perché cosa ha fatto Berlusconi? Ha imposto la sua sottocultura attraverso le televisioni. Poi, se vince le elezioni è stato schioccare le dita. Paolo Rossi una volta in uno spettacolo memorabile disse, non ho paura di Berlusconi, ho paura del Berlusconi che è in me. Perché lui, capisci, è insinuato, è cominciato anche quel modo di fregarsi. Sapete cosa mi ha detto un compagno della sinistra, o sedicente tale, quando gli ho detto non vado in Europa, mi sono candidato per Tsipras per aiutarvi, non volevo farlo, mi avete rotto i coglioni, io sono un attivista, un militante, non faccio politica, non è il mio mondo, sarò con voi. Bene. E poi ho detto, poi c'è un'altra ragione, non posso mollare la mia compagnia, io devo dare lavoro a gente che poi ci paga il mutuo, che mantiene i figli, avevo musicisti che avevano una famiglia, chi ne aveva due e chi quasi tre. Con figli, tutti fanno i figli come se fossero giocattoli. Allora, sapete cosa mi disse questo compagno? Mi disse, ma chi ti frega? Tu arrivi lunedì alle 2 in Europa, a Bruxelles. Stai fino a giovedì alle 2, poi giovedì sera, venerdì sera, sabato e domenica fai i tuoi spettacoli. Io va bene, ma tu sei fuori. Cioè io vado a pigliare il canale pubblico e poi faccio i miei spettacoli. Io potevo un'altra, non so, avrei voluto dire un'altra categoria antropologica. Per me il canale pubblico è sacro, io sono un giacobino. Allora, questo per dirvi dove siamo finiti, questo è stato il berlusconismo. Si può, chi se ne frega, no? La tessera per lo stadio, perché? Perché la tessera per lo stadio? E via dicendo. Allora, poi questo, il berlusconismo ha aperto a Grillo e ai 5 Stelle, che noi dobbiamo guardare con molta attenzione, attenti ai giudizi sommari. Però, un fenomeno singolare. E questo ha impedito la sinistra, il tentativo di Renzi è stato quello di ucciderla. Io penso una cosa, che lui abbia ricevuto un ordine e per questo una volta erano da sapere i fioretti del giorno del Coniglio e il parlo di sinistra in generale, molto criticamente, e poi secondo me dice, ma lei ha dimenticato la sinistra di Renzi. Cosa pensa la sinistra di Renzi? Io, lui me l'ha lasciato fare. Io ho riso per 3 minuti. Chi era in radio ha sentito uno che rideva per 3 minuti. E poi ho finito la trasmissione. Allora, è molto semplice questa. Renzi è un uomo di centrodestra. Una volta un giornalista dice, ma cos'è che non le va tanto in Renzi? Una sola cosa, se lui si dichiarasse uomo di centrodestra, sarebbe perfetto per sostituire Berlusconi. La millanteria mi dà fastidio. Allora, intendiamoci in questa cosa. Allora, noi abbiamo un grande compito, attraverso lo studio, attraverso la ridivisione delle notte, attraverso il linguaggio, perché compagni dobbiamo imparare a parlare a questo mondo. Molti, non c'è la ragione per cui io non voglio accettare, perché noi dobbiamo, io non sono giornalista, io credo all'alleanza fra generazioni, quella che realmente produce il cambiamento. Però dobbiamo preparare una classe dirigente, di giovani, vi ricordo che le grandi rivoluzioni, guardate, la rivoluzione bolscevica, Lenin aveva 47 anni, ma tutti gli altri erano meno che 30 anni, lo stesso in Cuba, perché il giovane è meglio del... No, cazzo, perché la regia che c'è, voglio o no? E poi perché ha il tempo per progettare davanti a sé. Sapete cos'è la vecchiaia? Quelli come me anziani si tocchino gli altri. Non sono gli anni che hai, la vecchiaia. La vecchiaia sono gli anni che ti restano. Se io vivessi 1000 anni, nei 70, sarei ancora i denti da latte. Io spero di vivere tanto.
Io ho avuto, guardate, io ho degli amici, dei compagni di 90, 95, sono fantastici. Però per poter dire io costruisco una prospettiva, devi avere il tempo davanti a te. Allora noi ci saremo con loro. Io lo dico sempre, quando ci furono le varie pantere, dei compagni giovani mi chiamano, cazzo Moni, ma non sei venuto con noi? Io ho detto, io non vengo a mettermi il garofano nelle vostre manifestazioni. Avete bisogno di me chiamare, se no io non vengo. Come certi che arrivano all'ultimo momento e si mettono il garofanino. Attenti, compagni, attenti. Perché se noi avessimo molto successo, attenti a quelli che salteranno sul nostro carro. Purtroppo, l'uomo è fragile. Non dobbiamo condannarlo per questo, ma dobbiamo vigilare in maniera anche un po' ironica e umoristica. Sapete che Lenin era uno che rideva come un pazzo, non ce lo racconta nessuno. Sembra, adesso c'è la demonizzazione di Lenin. Sapete Lenin lo scherzo che ha fatto a Trotsky una volta, uno dei tanti. Trotsky aveva bisogno di un paio di scarpe nuove. E Lenin gli disse, l'hai capito, mi guarda, a me, io parlo russo abbastanza bene, per questo so alcune cose più divertenti. Ti disse, Davidovich, mi hai detto prima che si guarda, io ho scritto polacchette che non mi vanno troppo bene. Ma a te, da quello che vedo, sicuramente andranno bene. Ora, lei, e Trotsky dice, grazie per Diverino, se li accetto volentieri. E poi insieme andarono al Bolshoi. E dopo un po', Trotsky si accorse che lei gli aveva infilato lo stivaletto malese. Era una tortura, lui era disperato e lei ridendo come un pazzo e se hai visto Lenta Bibli cosa succede a mettersi le scarpe negli altri, cioè non pensiamo, era gente anche che aveva la capacità di questo, vale per Guevara, vale per Lenin, vale per grandi rivoluzionari, non se tutte, ma Gramsci poi non è veramente un solo, ma valeva per... Allora noi abbiamo bisogno di grandi energie perché dobbiamo costruire presente e futuro. Il passato è il nostro orgoglio, il nostro onore. Sappiamo da dove veniamo, le lotte della classe operaia, del movimento operaio sono state, e dei braccianti, sono state immense. E noi ce le dobbiamo tenere nella nostra memoria. Però dobbiamo imparare a parlare in questi tempi. Altrimenti ci sfuggirà tutto. A noi non è stato destinato né di fare la resistenza antifascista, né di prendere il palazzo d'inverno, né il quartiere Moncada. A noi è destinato altro, questo tempo. Io mi metto a disposizione, non ho ambizioni di potere, non ho ambizioni di... Lo dico sempre, guardate, se voi mi aveste detto, Moni, vieni qui e parla due minuti, io avrei parlato due minuti. Se fossi stato alla Cuba di Castro, avrei parlato più di Castro. Avrei parlato fino a 12 ore con te. Allora ecco che noi abbiamo bisogno di essere in questo tempo, di capire. Fu quello, questa è la grande lezione di Lenin. Lui lo disse, se leggete bene le sue opere, non ci fosse stata la guerra, col cavolo che facevano le cose. Subito, la velocità tattica, fermezza di principio, visione strategica, ma anche velocità tattica. Se non cogli i punti, ciao, se ne vanno. E poi questa capacità anche creativa, inventiva, ma è fondamentale capire la realtà in cui vive. E oramai la realtà è mondiale. Diciamoci anche un'altra cosa, io la chiudo qui, che ne avrei miliardi da dire. Compagni, l'Italia non conta un cazzo. Io l'ho detto a Pisapia in faccia. Ho detto, Giuliano, ti conosco da quando hai i pantaloni corti. Ho messo la mia faccia per te, ma almeno in corso. Alle primarie e alle elezioni, sapete che per 5 anni ha fatto finta di non conoscere? Perché io sostengo la causa palestinese. Caga sotto, lascia il popolo palestinese nell'oppressione più violenta e non ha sentito in piazza. Si fanno intimidire da 4 stronzi che tirano fuori la Shoah per strumentalizzarla. Io dico non strumentalizzare davanti a me la Shoah. Perché è come se tu sputassi sulle ceneri della nostra gente. Non si usa la Shoah per opprimere un popolo. Allora io ti dico, e lì scriviamo, io ti ho votato perché credevo a me. Ma guarda che non conti un cazzo, renditene conto.
No, non ti volevo offendere. Perché se noi in Italia vincessimo, mettiamo un'utopia, noi vinciamo, cominciamo a fare una politica meravigliosa, ci fanno un attacco speculativo da qualche parte e ci mettono in ginocchio. Purtroppo oggi dobbiamo guardare a livello planetario. Perché quello che hanno fatto a Tsipras, poveretto, io non ho giudicato male, come si chiama, leader di Tsipras. Lasciate Varoufakis, a parte che anche Varoufakis, avete visto, è andato in Europa, ha cercato di creare un raggruppamento, ma non è che fai una rivoluzione scioccando le dita. Ci vogliono preparazioni lunghe, ma comunque Tsipras, Alexis Tsipras, che io ho conosciuto, io parlo abbastanza bene il greco, e vi dico, ha dovuto veramente, bisogna trovarsi lì, eh? Sapete, ricordo ancora, per me Lenin è sempre stato un paradigma, ho molto amato Lenin, anche considero che abbia fatto anche lui degli errori, ma diciamo è un grande insegnamento. Quando il più grande capitalista prima della rivoluzione, Morozov, fece una dichiarazione a qualcuno che lo interrogava sui rapporti con i partiti, Morozov disse: ho abbastanza soldi per pagare tutti, anche i bolscevichi. Lenin non è che dice: capitalista di merda, vaffanculo. Lenin gli rispose: grazie Marus, prenderei i soldi anche dal diavolo, figuriamoci se non li prendo da te. Cioè, cerchiamo di capirci, bisogna essere sempre con uno sguardo ironico sulle cose e insieme molto militante e molto appassionato. Io sapete perché ho tenuto botta nella mia vita? Perché io ho siglato un patto 4.000 anni fa, non c'era, però come se l'avessi siglato. Mi è stato detto che gli uomini sono tutti uguali, che bisogna combattere a fianco degli oppressi, che bisogna sconfiggere le idolatrie, cioè il potere. Era un profeta balbuziente allora che lo diceva e portava una strana legge, piena di contraddizioni. Però in quella legge c'è scritto: amerai lo straniero come te stesso. Ecco perché fa schifo il sionismo. Dov'è l'ebraismo? Che dice, guardate, questo è nel Levitico: se trovi l'asino del tuo nemico sbarrito, prendilo per la cabeza e riportalo, perché anche il tuo nemico è un essere umano. Dov'è finita questa etica? E tutti i profeti di Israele dicono, sai, c'è un pezzo, leggetelo perché vi godrete come dei ricci, perché siamo noi, come se Isaia ci avesse conosciuti. E dice, è Isaia 1, capitolo 1, versetti 11-17. Ed è Dio che parla attraverso la bocca del profeta e dice agli ebrei: non me ne frega niente dei vostri sacrifici, mi fanno schifo le vostre offerte. Capri, agnelli, mi dà il vomito quello che fate. Le vostre preghiere mi ripugnano, le vostre assemblee, solennità, i sabati, i nuovi lunni. Sono tutte robe che io... non so, mi giro dall'altra parte per non vedere questo schifo, non sopporto ingiustizia e solennità. E alla fine dice cosa vuole il Padre Eterno, dice: combattete a fianco dell'oppresso, perorate la causa dell'ultimo, dell'orfano, della vedova. Cioè il Padre Eterno chiede il bene e giustizia sociale, di quel cazzo della religione non gliene frega niente, a meno che non serva a costruire la giustizia sociale. Io 4.000 anni fa ho messo il mio ditino da analfabeta dell'etica, perché è così che ci dicono i nostri maestri, guarda che ce l'hai anche tu, nel senso che così doveva valere per noi. Abbiamo preso un impegno, io oltretutto, scusatemi, me la meno un po', mia moglie dice che sono in modesto, io sono un trace, sono stato nato nella stessa terra di Spartaco. Grande. Trace. Noi abbiamo un patto d'onore con Spartaco, con tutte le lotte dei plebei contro i patrizi. Non siamo nati ieri, noi abbiamo la storia dell'uomo che si vuole liberare, che dichiara uguaglianza, diritto, dignità. Ma stiamo scherzando, compagni? E poi con il testa di cazzo mi viene a dire Jobs Act, non sa neanche l'inglese. Sapete perché? Perché la parola act è la parola che risente della legge del sovrano, perché è atto. Job non è lavoro, e non è un caso,
perché a lui l'hanno soffiato gli americani. Job è impiego, è sgombro. Il lavoro ha in sé una costruzione scientifico-etica e si chiama in inglese labor. Se lui avesse voluto fare una legge giusta, l'avrebbe chiamata labor pact, patto del lavoro. Cioè, l'imprenditore e il lavoratore che si guardano in faccia a pari, gli ruoli sono diversi, ma gli uomini sono uguali. Invece ormai ci sono solo padroni di merda, peggio dei vecchi padroni, e qualche raro imprenditore. Qualche raro imprenditore. Allora, noi abbiamo un compito titanico, per tutti, non solo per noi. Perché per me, un uomo che passa la sua vita davanti allo schermo dei computer per fare soldi e per poi spenderli, comprando case in cui non dormirà mai e andando a pagamento, comprando l'amore a pagamento con donne, uomini o quello che sia, è un poveraccio, è un miserabile, è un signor nessuno. E allora noi ci tocca anche prenderci carico di quell'idiota. Tocca a noi. Grazie.